Allora, il problema del momento, anche oltre per l'estate, che è sempre particolarmente nemica della buona convivenza nelle restrizioni, si conferma essere il carcere. Una emergenza sanitaria, un'emergenza umana, un'emergenza sociale, un'emergenza che è aggravata anche, se così possiamo dire, dalla voglia di protagonismo delle forze di polizia. Perché se il core business del vigile urbano è fare le multe, quello del poliziotto è fare arresti. E certamente ultimamente abbiamo visto l'episodio di Orte dei pendolari, quindi certamente non gente con i soldi al sole alle Bahamas, arrestati perché scambiati per notav, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, naturalmente, oltraggio, naturalmente sì, stavano perdendo il treno perché a Roma era il Nerone cibernetico, ha detto Tiburtina notav, e quindi con l'incendio della Tiburtina erano stati soppressi i tempi per i pendolari. Evidentemente pensavano che un professore di applicazioni tecniche potesse farsela a piedi da Orte fino a Roma, e quindi avevano soppresso i treni pendolari. Quindi sono stati arrestati perché pendolari, perché notav. Poi ieri ci sono stati anche arresti a Crotone e a Bari. Hanno arrestato gli extracomunitari, privi, a Napoli direbbero, finanche degli occhi per piangere, per resistenza a pubblico ufficiale, violenza a pubblico ufficiale, sedizione, erano ospiti dei centri d'accoglienza, quindi le strutture carcerarie, perché centri d'accoglienza per chi lo... Praticamente sono passati da un carcere da un all'altro. carcere all'altro, e quindi hanno arrestato subito condannati, alcuni di questi avranno fino a 6 anni di reclusione, nelle carceri italiane. Quindi mentre si cincischia e si sfoglia la margherita sul se siamo o se si odia un sistema carcerario, c'è chi robustamente in divisa provvede a rimpinguare ulteriormente le già cotanto grosse, cotanto piene strutture carcerarie. Qui con l'amico Dimitri Buffa da anni ci lottiamo per dimostrare che, come è stato dimostrato in Svezia già negli anni 70, il carcere non è una struttura educativa. No, Buonasera. e ne approfitto per l'assist che mi ha fornito Ruggero Capone, carissimo e esperto collega di cronaca giudiziaria e quindi anche delle carceri, per dire che l'emergenza è costituzionale. Ma quello che ha detto lui è il fulcro della cosa, perché qui abbiamo una burocrazia purtroppo autoreferente in cui comanda più il superiore che mi dice di fare una cosa piuttosto che il Presidente della Repubblica che al convegno di Pannella dice anche l'amnistia. Pur di ritornare nella legalità. Noi sappiamo che, per esempio, in Germania la Corte Costituzionale ha ordinato a dei magistrati di mettere fuori i detenuti che non entravano oltre una certa capienza di un determinato carcere e ha anche condannato lo Stato a pagare un risarcimento a colui che ha dovuto soffrire una detenzione di questo tipo. In Italia praticamente non ci basterebbe il debito pubblico per ripagarli tutti quanti. E purtroppo, lontano dalla cosa rieducativa, noi siamo ridotti un po' alla terzomondizzazione. Le carceri stanno agli individui che commettono reati o che errano o che avrebbero anche bisogno di un aiuto in modo che la sicurezza futura poi possa essere più assicurata. Perché non è che facendo di un delinquente un figlio di puttana tu hai garantito la sicurezza. Tu per 3 anni hai levato lui dalla cosa, ma hai creato un ciclo di odio tale. I suoi parenti, i suoi complici, lui stesso quando uscirà, che aggravi in realtà la cosa. La stessa cosa per cui questi partiti come la Lega o come quello di Di Pietro che predicano perché dicono l'indulto non ci vorrebbe, l'amnistia non ci vorrebbe, in realtà più che fare un'amnistia dovremmo riformare di nuovo la Costituzione e rendere di nuovo possibile l'amnistia con la maggioranza semplice come era prima, la maggioranza assoluta ma non quella qualificata. Perché è chiaro che in un paese dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, un'obbligatorietà burocratica, per cui il pendolare che bestemmia perché gli hanno portato via il treno trova il poliziotto suscettibile che lo sbatte in carcere, col rischio che quello, siccome i suicidi in carcere avvengono nelle prime 48 ore, la maggior parte, un buon 2/3, possa avere sulla coscienza un caso di questo tipo, un caso come quello che è successo a Cucchi, che appunto è morto nei primi 3-4 giorni di detenzione, o come quello che è successo a quel poveretto che a Perugia, a Branzino,
coltivava per suo uso personale poche piante di canapa lontano dal mondo, era uno che viveva isolato, faceva il falegname. Chissà chi gli è venuto in mente di fare la brillante operazione che ha portato al suo arresto, a spacciare il suo arresto come brillante operazione in qualche giornale locale, a creare un lutto e a aumentare questa carcerizzazione che invece, proprio a questo convegno di cui prima, addirittura Ernesto Lupo, che credo sia procuratore generale presso la Corte di Cassazione, spiega ai politici e ai magistrati di fare sempre meno uso del carcere, sia come inteso come carcerazione preventiva, ma anche dopo, le pene alternative. Uno che può venire condannato per una truffa a un'anziana signora, ma che serve mandarlo in carcere se non ha restituito i soldi? Non è meglio fargli restituire i soldi prospettandogli il non carcere laddove possibile? Per esempio, l'amnistia che voleva Pannella era proprio un'amnistia di questo tipo, subordinata alla riparazione del danno alla parte civile, cioè alla vittima del reato. Anche con il volontariato. Esatto, laddove possibile. Anche con un lavoro alternativo, una prestazione d'opera non remunerata per 3 ore al giorno, 4 ore al giorno, senza che si vada ad incidere il reddito di questa persona e il suo inserimento sociale, perché sennò non solo si evita che questo non possa risarcire, ma si crea un ennesimo disagiato, perché a questo punto il danno, anzi la condanna, comporta che questa persona venga ormai privata dell'autosostentamento. Chiaro. E quindi, ma questo è un fenomeno che cozza profondamente, ecco perché è giusto rivedere l'impianto costituzionale, perché certamente un paese civile dovrebbe essere un paese garantista, e sappiamo come la obbligatorietà dell'azione penale collida col garantismo. Ma è un non senso anche all'italiana, perché noi non dimentichiamo un fatto, che certamente nella sua visione gandhiana Pannella con Lima, con la versione cristiana del Vaticano, nel senso, sì, certo, perché quando si parla con Lima, non con Lide, non condivide, ma non con Lima, non condivide, perché qua, no, dicevo non con Lide, non con Lide, non con Lide, esatto, dire questo, perché il perdono, il garantismo, offrire la possibilità che questa persona non cada nel circuito criminale per un errore che potrebbe essere anche una banale offesa a un poliziotto, dovrebbe essere il fine di una giustizia sana. E io credo che, al di là dell'incidente che è avvenuto in Norvegia, la giustizia scandinava abbia fatto belle cose. Lasciamo stare le critiche che vennero portate con arancia meccanica al sistema nord europeo, però la pena alternativa è importante. Ma è importante per la società, certo. Cioè la società deve farsi un calcolo di quali danni ha da una persona singola moltiplicata a 40.000, anzi in questo momento 67.000, i quali, oltre a essere la discarica sociale, come a Napoli c'è la mondezza, noi teniamo quella che riteniamo la mondezza umana, che sono extracomunitari, drogati, ladruncoli e 1.500 nemmeno che stanno in 41 bis, che forse sarebbero gli unici che potrebbero venire trattenuti, ma non necessariamente ma per non 41 necessariamente. Bis, certo. E questo è un altro discorso. Di questi qui noi ne sono altrettante bombe atomiche, bombe sporche. Quando escono dal carcere questi possono creare solamente dei problemi. Quindi la società esce sconfitta, posto che non li può uccidere, posto che non c'è la pena di morte e tantomeno ci potrebbe essere per questi reati bagatellari. Noi dobbiamo creare un altro problema. Io ho una cosa per quella cosa che dici te. Aboliamo la carriera dentro le forze per l'ordine fatta in maniera burocratica e per statistica. Quindi se io ti porto 20 arresti per droga e scopro che sono 1-5 grammi di droga, non vale niente. Io voglio che tu mi prendi il narcos che porta qui 8 quintali di cocaina, tutto il resto dedicalo ad altre cose, ci sono un sacco di altri reati che creano più allarme sociale. Basta con la corsa, diciamo, guardie e ladri di queste leggi proibizioniste, che voglio che sia detta una cosa, siccome fa tanto il liberale, l'amico dei gay è Fini, porta sulle proprie spalle e ancora non ha fatto un grammo di autocritica la legge sulla droga, la legge sugli extracomunitari. Poi sarà comodo dopo, o sarà vero, sarà stato convertito sul coso di Damasco, per cui non vuole più stare con il becerume leghista, ma lui ha espresso e ha dato al becerume leghista la migliore palla gol che gli si poteva dare.
Lui, che adesso dice di odiare la Lega, è quello che ha creato questo mostro, questo Beh, io Frankenstein. non posso dimenticare Fini a favore della pena di morte, erano i primi anni 80, e quindi non tanto tempo fa, era Fini presidente del fronte. E poi un altro caso brutto veramente, mi hai dato sponda, Dimitri, per ricordarlo, il caso di quell'imprenditore del settore tessile che viaggiava abitualmente tra Torino e Genova, la cui macchina per errore venne identificata come la macchina dello grande spacciatore di droga. Quest'uomo ha fatto più di 10 anni di carcere. E per poi essere riconosciuto innocente, c'era stata una sovrapposizione di targhe, penso che lo ricordi questo caso. E una vita rovinata, ha perso Quello che hanno fatto il famiglia, film. Ah, un bellissimo film realizzato dal Fiorello Junior, quello di Stefano Zurlo. esatto, e quindi un bel prodotto che dimostra come quel colonnello che qui non stiamo a nominare abbia fatto carriera con arresti a tanto al chilo. Sì, poi un'altra cosa, questa storia di guardie e ladri sulla droga ha creato pure dei fenomeni come il colonnello Ganzer. Che è innocente fino al terzo grado, ma in primo ha preso 14 anni per traffico di droga. Ora, che lui abbia fatto un traffico di droga per arricchirsi lo escludo, ma sarebbe ancora più grave se lui abbia alimentato un traffico di droga per poter fare delle operazioni antidroga, perché qua stiamo andando a finire oltre la Chicago degli anni 30. Io notoriamente di ideologia sono radicale. E anche se non ho tessere in tasca, e quindi per me l'antiproibizionismo sarebbe la panacea di tutti i mali del mondo, comprese la crisi economica che viene fatta spesso con i soldi manovrati da fondi senza scrupoli a cui la mafia mette cash così. Beh, è un po' come per dimostrare che esistono gli omicidi, io uccido. Uno Stato che la pensa così ha generato, sappiamo che cosa, le bombe sui treni, il treno Italicus, Bologna, che ricorre in questi giorni, le stragi di Stato. Quindi per dimostrare che esiste la tensione, faccio il terrorismo. Comunque il carcere è in questo momento il primo problema della giustizia italiana e l'obbligatorietà dell'azione penale purtroppo va a nozze con la non terzietà del giudice, col pubblico ministero non separato nella carriera dal giudice. Credo che chi perora il carcere a tutti i costi non si renda conto delle patologie e della diffusione di malattie endemiche e pandemiche che ne derivino dal tenere persone in quello stato di detenzione. E quindi sono i primi nemici di una buona Italia. Grazie. Io temo anche, e con questo vi saluto, che ci sia un interesse economico nella costruzione di nuove carceri, mentre noi dovremmo decidere di non tenere più di 40 o 50 mila persone nel carcere e le altre di utilizzare questi servizi alternativi. Credo che fra poco ci ritroveremo qualche cosa come i carceri d'oro dell'epoca di Lodovico Ligato. Ligato, ricordiamo bene. Ecco, e credo che i piani carcere e queste cose degli annunci siano state forse le cose peggiori di questo governo, che forse ne ha fatte molto meno di quello che gli vengono imputate, ma queste sono state sicuramente quelle peggiori.